adesso mando il mio figlio e vediamo se prendiamo un appuntamento. Consolato Villone si reca a casa di questo, dopo un paio di giorni dice: guarda che scenderà fra agosto e settembre nel periodo delle ferie. E quindi è sceso poi questa Sì, persona per questa sì, sì. questione. Ok, senta, ma facendo una piccola parentesi che mi serve per farle un ordine di una domanda. Innanzitutto se lei può descrivere che tipo di rapporti aveva con Consolato Villani. Consolato Villani è mio cugino, era il mio braccio destro, l'ho cresciuto, posso dire che l'ho cresciuto. Era di famiglia. Faceva parte della sua Sì, cosca, sì, sì, sì. Sì. era affiliato formalmente, aveva un ruolo in quel momento nel 2007 Consolato Villani, un ruolo all'interno dell''Ndrangheta. Sì, era evangelista, no? Evangelista, Sì. quindi fa parte della società Sì, maggiore. maggiore e se non ho capito male è un ruolo che consente di avere rapporti istituzionali, Sì, questo qua, cioè rapporti istituzionali, scusi, rapporti con appartenenti alle istituzioni. Quindi è una persona che contava all'interno certo. dell'Ndrangheta. Oh. Lei ha consolato Villani, diciamo, dal 98 in poi. Che tipo di rapporto ha avuto, sia personale che criminale? Cioè, era un rapporto di fiducia? Eravate solo la stessa cosa? Quindi Era il mio braccio destro, era di fiducia, certo. era un rapporto assolutamente Sì, fiduciario. sì, sì. E lei ha Villani consolato, tra i vari discorsi, le ha mai raccontato quello che aveva saputo alla Sinara da Pietro Scotto? Sì. Che cosa gli ha raccontato nel dettaglio? Guardi, io nei dettagli non mi ricordo che cosa gli ho detto, però gli ho raccontato la mia storia, va, la mia Sì. storia passata, la mia storia della Sinara con questo Scotto. Gliel'ha detto che lei aveva avuto modo di parlare con questo Pietro Scotto alla Sì, Sinara? sì, Gliel'ha detto che Pietro Scotto gli aveva parlato di questo Giovanni Aiello, sì. Sì, lo so. facendogli il nome Giovanni Sì, Aiello. sì, sì. Dopo che vanno via il capitano e questo Giovanni Sì. Aiello, lei ci parla con Villani Consolato? Villani O Villani Consolato. Consolato le chiede chi fossero quelle persone. Villani Consolato lo conosceva prima di quel momento il capitano? No, non conosceva nessuno dei due. Gli chiede spiegazioni su chi fosse l'uno e chi fosse l'altro? Sì, gli E ha lei che dato risponde? spiegazione. Io poi in un secondo momento gli ho detto io, Consolato, ti ricordi il fatto dell'asinare che ti raccontavo? Questo è quello, questo è Giovanni Aiello, quello che ti parlavo Quindi io. glielo dice subito, dice, hai Sì, visto chi è quello? sì. Questo è quello che ti ho raccontato. Ma scusi, lei non è rimasto sorpreso di vedere sta persona? Certo, sono rimasto sorpreso. Senta, alcune precisazioni perché nel verbale del 29 settembre del 2014, quando lei parla della presenza, queste altre persone, quindi sia Consolato Villani che questo Giuseppe Villani, che questo Mercurio l'hanno visto Aiello, Sì, si sono presentati. però Ma non è. non come Aiello, intendiamoci, Loro l'hanno visto come collega. come collega. Cioè la presentazione con Aiello è venuta in disparte. Quando ci siamo E allontanati? quando lei dice a Villani, ma hai capito chi è quello? È Aiello? C'erano anche No, Giuseppe no, no, Villani e Mercurio o no, 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 ma questo solo? io lo dico in un secondo momento, non subito. Non subito? No, no, no. Dopo quanto? Non riguarda, ma più o meno una settimana. Sì. Dopo circa una settimana. Perché quando parla della presenza di queste due persone, io voglio chiedere un chiarimento, perché lei dice che queste persone erano là con uno scopo ben preciso, cioè dovevamo discutere di questa questione delle armi, giusto? Sì, più che altro era una presentazione senza andare in riferimento Sì, vabbè, però non era a. casuale, Sì, diciamo, sì, sì, era una sì. cosa. Perché a pagina 69 di questo verbale. Quando lei descrive questa roba, abbiamo detto sì, 26, 29 settembre,
Lei dice, come ve lo presentò sia a me sia a Villani che era lì, sia a me sia a Villani consolato che al padre che era lì, a Peppe e a un'altra persona. E chi era? Che erano per i fatti suoi. Cioè, quando lei dice ci ha presentato questa persona, eravamo io, Consolato Villani, il padre Peppe e un'altra persona che erano però per i fatti loro. Cioè, come dire, era casuale che stessero là, non è che No, noi c'entrava. eravamo seduti al tavolo, è arrivato il capitano con questo qui e si è avvicinato. Dice Nino, ci possiamo avvicinare? Ci siamo presentati. Però no, la questione è che lei dice in questo verbale che queste altre due persone, il padre di Villani Consolato e questo Mercurio, erano là per i fatti loro, cioè non che c'era uno scopo per i quali questi No, stessero c'era lo là. Quindi scopo, che no. qua ha fatto confusione questo Sì. verbale. Perché veda, anche sulla presentazione. Alla pagina dopo. Lei dice, sì, ma lì c'erano i tavoli. Innanzitutto questo posto di lavoro, come si chiama? Lei che cosa? Pineta Zerbi, La Pineta Zerbi, ma sì. perché è un posto di lavoro che c'aveva lei là? Io nel periodo estivo installavo un grande gazebo e servivo frutta esotica, angurie, tutta questa roba. Ho capito. Quindi c'è la possibilità di sedersi con i Sì, tavoli, le sì, cose. sì, sì. Le chiedono, sì, ma lei dice c'erano i tavoli sotto gli alberi? Sì, ecco, così lo conosco, vabbò. E come ve lo presenta? E che termine? Infatti, questo volevo chiedere, come ve lo presenta? Vi dice, questo è un amico mio? No, questo è un collega mio, è un agente segreto? È un collega mio, è un collega mio, mi ha detto. Sì, e glielo presenta come Giovanni Aiello? Sì. Quando ci siamo io appartate, sì. Quindi questo è da intendersi come specificazione, che qua sembra che questo arriva e dice guardate, questo è un collega mio, si chiama Giovanni Aiello. No, all'inizio, come ha detto, ce l'ha presentato come collega. Poi Perché. quando ci siamo allontanati, dice, questo è Giovanni Aiello, è un amico mio. Perché veda, di questo fatto che voi vi appartate poi e lui gli dice, glielo presenta come Aiello e poi dice ci vediamo in settimana, in realtà lei non lo ha mai detto. Non lo ha mai detto e anzi in due verbali special modo quello del 19 ottobre 2014 la pagina è 15 ho segnato non riesco a capire la mia grafia vediamo se questa. Pagina 16. No, aspetta, quando lui si presenta la prima volta, facciamo un attimo indietro. Sì, lui dice di dove è originario, dice qualcosa. No, no, di sua persona non dice niente. No, no, rimane zitto. No, no, è un tipo freddo, zitto all'inizio. Cioè, sembra che questo arriva con sto capitano. Gli dice a un mio collega, lui rimane zitto, non vi dite niente e se ne va. Quindi No, conferma quello che ha detto oggi. sì, certo. Quanto ai motivi di questa presentazione, Come? lei ha detto me lo presenta perché io avevo chiesto al capitano di avere un Sì, contatto per acquistare delle cose dal punto di vista illecito, ok? Ecco qua, pagina 28-29 del verbale dell'ottobre 2014. Le chiedono perché era venuto Spadaro Tracuzzi con questo Aiello al chiosco. Dice, una serie, molti anni,
Ma Saverio Trakuzzi sapeva chi era io, dottore Lombardo, lui sapeva tutto di me. Ecco, lui, Trakuzzi, mi ha voluto far conoscere questa persona. Bravo, esatto, perfetto. Quindi se decide di portare un soggetto come Aiello presso il chiosco della frutta, del Nilo, il giudice c'è un motivo che va oltre, voglio dire, la fetta di anguria. No, no, non c'entra niente, è appunto la fetta di anguria. No, no, che non si rischia, voglio dire, di passare di là. Magari c'erano dei poliziotti, voglio dire, dei carabinieri. No, no, assolutamente. Quindi io penso che se è arrivato a questo passaggio vuol dire che c'è stato un contatto precedente tra di voi. Lei risponde. Quello che ho capito io è, dottore Lombardo, è che questo Giovanni Aiello voleva un appoggio a Reggio Calabria. Di me, questo era il discorso. Un ulteriore appoggio, un ulteriore, perché pare che non ne avesse già un ulteriore. Cioè, lei dice in questo verbale che in realtà non è lei che chiede a Tracuzzi un contatto per poter fare quelle cose illecite, ma è che Tracuzzi le porta Aiello perché Aiello vuole un punto d'appoggio a Reggio Calabria. Procuratore, Sì. vedete che io in quel periodo stavo male, stavo prendendo antidepressivi, ho tentato di uccidermi, come ve lo devo dire? Sì, Quindi, però lei capisce che se ci sono ho dichiarazioni che non capito, ho coincidono, il mio capito, dovere è quello di sì. farglielo presente, Tenga conto quello che dico oggi io, perché sono sereno, sono tranquillo. Perché più oltre le chiedono se era lei che aveva chiesto questo contatto, pagina 36, sempre di questo verbale. Guardi, chiariamo questo fatto qua. Chi prende l'iniziativa di parlare, di mettere in mezzo questo discorso? Perché abbiamo accertato che non è casuale che lui arriva là. C'è la prima un discorso, il disco, chi lo inizia tra i due, tra lei e Spadari? Guardi, io non mi ricordo se è stato lui e gliel'ho chiesto io, non mi ricordo. Però diciamo che faceva piacere pure a voi, certo. Cioè, lei, loro qua tornano su questo verbale, chiedono chi è stata l'iniziativa di avere un contatto con poi la persona che le viene portata. Lei dice, guarda, io non me lo ricordo se gliel'ho chiesto io a Spadaro Trakuzzi. La cosa è che comunque questo tizio voleva degli appoggi a Reggio Calabria. Sono stato chiaro? Sì, è stato chiarissimo. Quindi lei dice, ribadisco che la versione Sì, è quella di oggi? sì, sì, sì. E quindi questo verbale Non ero io. non era lucido, diciamo. Perché nel verbale del 19 ottobre 2014, del 16 scusi, sempre del 2014, sempre su questa presentazione, anzi, pagina 14, una serata eravamo, che eravamo io, Consolato Villani, Giuseppe Villani, un certo Mercurio, questo Mercurio abbiamo detto che è originario di? di Reggio Calabria, Ma era di sede a residente Verona. a Verona, che attività aveva? È un costruttore edile. E un certo Mercurio, che ha una ditta edile a Verona, o Brescia, o Bergamo, io non lo so, amico di Giuseppe di Consolato Villani, eravamo là, loro erano seduti, erano in piedi là, che servivo pure, no? Guardavo i miei interessi, pure arriva il capitano Saverio Trakuzzi. Con una persona, me lo presenta come suo collega, questo fa il nome. Io in un primo momento non l'ho focalizzato, l'ho visto che era un po' particolare, questo aveva i capelli lunghi biondi. Cioè lei dice, me lo presenta, ma io non ho capito chi fosse questa persona. Cioè, all'inizio non ho capito, ma poi quando si è girato ho visto, ecco, l'ho visto lì, strano, no? Poi quando ci siamo appartati mi ha detto il nome, mi ha dato conferma di quello che già sapevo. Cioè lei dice, quindi io non lo focalizzo, ma lo focalizzo pochi minuti dopo. Sì.
Lei la aspetti un attimo, voglio controllare una cosa. Oh, perché lei dice io ho consolato Villani, non glielo dico subito chi è questo. Cioè, se gliel'aveva, ma glielo dico dopo un po' di tempo. Sì. Pagina 183 del verbale del 19 novembre 2014, lei dice, state facendo un confronto con Villani. Sì. E questo capitano ce l'ha presente. Io dopo gli dico a lui: ti ricordo i discorsi che ti feci? Questo è quell'indegno di cui ti ho raccontato. E quella sera stessa glielo dice al consolato: no, no, perché si limitò a dire il Tracuzzi, questo è un mio collega. Sì, quella sera, sì. Cioè, lei dice: io appena vanno via, vado con la consolato Villani e gli dico: ma No, hai no, capito chi è no, questo no, indegno? no, no, no. Così lei dichiara. Ho capito, ma non è così. Non è così. Quindi No. glielo dice qualche tempo dopo. Sì. Senta, lei lo rivede più questo perso questa persona? Lui è tornato una settimana dopo, circa una settimana dopo, Dove? sempre sul posto dove lavoravo io. E però in questa settimana io ne parlo con Antonio Cortese, che lavorava con me. Gli spiego la situazione e gli dico: vedi che deve venire una persona. Non appena viene e va via, tu lo devi seguire, lo devi fotografare e vedere dove va. Ok, quindi poi torniamo su questa questione Sì. del pedinamento, per così Sì. dire. Ma lui gli aveva. E quindi che succede? Quindi torna dopo una settimana, si presenta insieme a una donna che mi presenta come Antonella. Mi dice che è un'amica sua, mi lascia un biglietto con un numero telefonico estero, dice chiama su questo numero che la persona che ti risponde ti favorirà. Va bene. E finisce lì? Sì, per quel giorno sì. Quel giorno sì. Quanto sarà durato questo incontro? Ma un quarto d'ora, 20 minuti, Poco. sì. Senta, questa con che mezzo erano? Con una Range Rover verde militare. Quindi il motivo era per dargli questo numero di Sì. telefono. Senta, ce la può descrivere questa signora con la quale era venuto poco? Questa signora era circa 1,75 m, 80 m, la faccia rotonda, aveva, non ho capito se era un neo sulla parte sinistra o un desio, non lo so, non ho capito Ma mai. dove? Sulla parte sinistra dove? Qua, Sotto il sopra naso, il labbro. sopra il labbro. Sì. Poi? Che capelli? I capelli, allora, per quanto riguarda i capelli, dottore, siccome, ecco, la prima volta ce l'aveva di un colore, poi nelle altre volte che veniva cambiava sempre colore e mi dava l'impressione che aveva una parrucca. Ho capito. E è riuscito a capire che tipo di rapporti ci fossero tra i due? Allora, Se non lui. in quel momento, successivamente, dico. Ah, successivamente poi ho capito che lei era una guerrigliera. Sì, no, no, io voglio sapere se c'erano rapporti personali tra i due. Sì, secondo me sì. No, secondo me, se ha degli elementi oggettivi per No, dirlo. non ha elementi oggettivi, Quindi non gli ha mai detto a Iello qualche particolare no. questa No, signora. Quindi non sa se fossero legati in qualche maniera. no, no. No. E senta, che età poteva avere all'epoca? Era più giovane di lui. Quindi,
più o meno? Quindi penso 42-43 anni. All'epoca di questo incontro sto parlando io. All'epoca, la prima volta che lei la vede, che età potrà avere? Non ora, voglio sapere che età poteva avere nel 2007. Nel 2007 poteva avere un 35-36 anni. 35-36 anni? Sì. Il naso se lo ricorda com'era? Eh? Il naso? No, non no? No. E corporatura? Allora, aveva la faccia rotonda? Sì. Corporatura intendo era robusta, era... magra? Sì, sì, sì. Robusta che intendiamo? Sovrappeso? No. Cioè? Fisico com'è? Allora, poteva pesare, per il fisico che aveva, poteva pesare un 75 kg. Mm. Oh. Allora, quanto a questa signora, nel verbale del 29 settembre sì. 2014, la pagina 74, lei la descrive alta 1,65 m, 1,70 m, che diciamo tra 1,65 m, 1,70 m, 1,75 m, 1,80 m, soprattutto su una donna che non capita frequentemente, insomma, di donne così alte. Quindi... Dottore, io non è che avevo un metro. Sì, base la mia altezza era più alta. Ecco, poteva avere 1,75 m. Mm. Quello. Certo, lei quanto è alto? Se non voglio fare fatti i soldi. 1,60 m. 1,60 m. Dico, quindi una persona alta di 20 cm più di lei dovrebbe spiccare. Un conto sono 15 cm, un conto sono... Più di... Era più alta di me. Un conto sono 5 cm, un conto sono 20. Nel verbale del 16 ottobre del 2014 lei dice che sta signora aveva il naso aquilino. Se ho detto così è così. No, dico è un particolare perché conferma, ce l'ha il ricordo, ce l'ha il ricordo ora che glielo dico, oppure cioè, non è che me lo deve dire per farmi contento, dico no, è un no, particolare no, no, che conferma, cioè ora che gliel'ho detto è nel suo ricordo oppure no? No, ora che me l'ha detto sì, confermo. Ma lei la situazione sentimentale di Iello la sapeva quale fosse, la situazione sua? No. Sa se era sposato, se era fidanzato, c'aveva una ragazza, c'aveva... No, non abbiamo mai parlato di questo. Lui sempre è la mia amica, senza dare... No, ma a prescindere dalla situazione con questa signora, dico più in generale, lei sa se Iello fosse sposato, guardi, fosse fidanzato? Mi ha detto che aveva una figlia in America che insegnava artistica, però non ho mai domandato se e era questa sposato. E questa figlia l'aveva fatta con questa Antonella o con altre non persone? Non lo so, guardate, non lo so perché non sono mai entrato in merito. Perché nel verbale del 16 ottobre 2014 lei dice questa fidanzata, diciamo che tra virgolette Antonella ne tiene 45, vabbè la domanda è sull'età, va bene, quindi certamente non era la mamma di sua figlia, questa dovrebbe essere la domanda, no, non era sua. Quindi lui era sposato con un'altra persona? Sì, guardate che quando io toccavo questo argomento lui mi ha detto una figlia, eccetera. Lui ha cercato di non farmi entrare su queste cose. Quindi su questo raccontava. E lei dice, no, non era sua moglie. Quindi ce ne aveva un'altra, diciamo. Sì, sì, con cui aveva fatto sta figlia. Sì, sì, va bene. Cioè, lei a domande dei pubblici ministeri dice, sì, io so che cioè, era sposato e che con un'altra donna rispetto a questa Antonella aveva fatto una figlia. Ha capito? Sì, ho capito, dottore, ma io non mi ricordo di questo. Senta,
verbale interrogatorio del 29 settembre 2016, pagina 27. Non è pagina 27, è pagina 77. Quando parla di questo incontro, lei dice dei motivi di questo incontro, lei dice di tante cose, parliamo di tante cose, e lei, ma lei si mette a parlare di un soggetto che sa benissimo chi è, ma lui già sapeva chi ero io, e di che parlate, forza? Lui era interessato ad affari. Che affari? Affari, affari di oro, brillanti, preziosi, diciamo. Sì, e che c'entravano voi con queste, con voi queste cose? Non c'entravano niente. Però lui era intenzionato ad acquistare queste cose qua. Mi diceva che aveva soldi da spendere. Cioè, parlando dei motivi, dei contatti con questo aiello, dopo aver detto che questo aiello voleva un appoggio a Reggio Calabria, abbiamo capito che non è così. Dopo aver detto oggi che era per questa questione di acquisti illeciti, lei in questo verbale dice che Aiello in realtà viene da lei perché aveva soldi da spendere e voleva fare, voleva acquistare gioielli preziosi e quant'altro. Dottore, non è così. Quindi diciamo in questo verbale no, la versione è sbagliata, non è la così, versione, non è così. La versione che dà, no, quindi conferma quello che ha detto oggi. Sì, sì. Posso chiedere perché lei ha dato tutte queste motivazioni differenti di questi rapporti con Aiello? Voglio dire, se la questione è precisa, specifica e riguarda tra l'altro non l'acquisto del pneumatico, no, acquisti in ambito criminale, dico, come mai lei in tre verbali dà tre versioni diverse del motivo del contatto con Aiello? Perché se c'è una questione precisa, se ho capito, è stato un contatto generico lo posso comprendere, ma se è una questione precisa, individuata, specifica, che tra l'altro riguarda un momento particolare della sua vita, perché lei stava in guerra con i Condello, sia pure sotterranea, diciamo, quindi c'aveva paura di Condello, eccetera. Dico, come mai da tutte queste versioni diverse dei motivi dei rapporti con Aiello? Stavo male, dottore, stavo male. Senta, lei ha fratelli, giusto? Sì. Un fratello di nome Luciano. Sì. Suo fratello, questo signore, lo conosce? Sì, lo conosce. Sì. Lo conosce perché? Allora, quando lui... Guardi, io anche su questa questione voglio, se c'è un motivo alla base della conoscenza, voglio solo genericamente sapere il motivo. A me interessa capire se suo fratello lo conosceva o non lo conosceva e come è entrato in contatto, punto, d'accordo? Sì. Allora, la prima volta che lui è venuto a trovarmi insieme al capitano, voleva conoscere mio fratello. Stop. Non c'è stato altro contatto tra mio fratello e quest'aiello. Scusi, la prima volta che è, non è per la questione dell'acquisto di cose illecite? Sì, però... Quella sera stessa, quando è venuto, voleva conoscere pure mio fratello, che già il capitano non aveva parlato con lui. E poi questa... Quindi il capitano le chiede di poter far conoscere Aiello a suo fratello? Sì. Oh, e lei rispetto a sta questione che dice? Che dico? Quando ci sarà l'occasione lo conoscerai. Se non ricordo male, quella sera ho tentato pure telefonicamente a rintracciarlo, ma non ci sono riuscito. Cioè, non mi ricordo se è così. Ho capito. Quindi quella sera forse lei si cerca di mettersi in contatto, però non... Eccolo qua, stavo cercando questo. Non riesco. Questo contatto poi si crea? Si crea dopo tanto tempo all'interno della profumeria di Corte Sant'Antonio. Nella profumeria? Sì. Sì. Quindi suo fratello riesce ad incontrare Aiello nella profumeria? Sì, una volta sola. Incontro in profumeria? Sì. E poi arriveremo a questa profumeria intanto. Sì. E chi c'è presente? C'è presente Antonella, Antonio Cortese. Antonella sarebbe la donna di Aiello che l'aveva presentato. Io. Poi arriva mio fratello. E poi entra pure Villani. Entra anche Villani? Sì, signora. E partecipa all'incontro? No, Villani sta
5-10 minuti e poi se ne va. Questa è la prima volta, cioè Villani è venuto altre volte in profumeria? Sempre. Sempre. Ma questo è il primo incontro che lei fa con... Scusi, Aiello c'è, ha detto sì, sì a questo incontro. Sì. Questo è il primo incontro che lei fa in profumeria con Aiello? Sì. Il primo incontro, Mi sembra di sì, mi sembra di sì. Ce ne sono stati altri? In profumeria? Tutti gli incontri sono venuti sul posto di lavoro in profumeria. E quindi ce ne sono stati altri oltre a questo qua? Sì. Quanti altri? Ma credo una decina. In profumeria? Sì, in profumeria. No, io voglio sapere in profumeria quanti. In profumeria saranno stati 4-5 volte, sì. 4-5 volte. Perché veda, nel verbale interrogatorio del 29 settembre 2014 è vero che poi lei in un verbale successivo parlerà di questo contatto, ma la prima occasione che le viene chiesta questa possibile vicenda mi scusi, in questo rapporto Spadaro Tracuzzi non ha un ruolo importante anche suo fratello Luciano? Suo fratello Luciano aveva un rapporto con questo capitano, giusto? Sì, sì. Non era lui che teneva questi rapporti con Stracuzzi? Con Stracuzzi sì. E allora come mai rimane poi estraneo invece al rapporto con Aiello? Lei dice, guardate, io non lo so se lui, mio fratello, è a conoscenza di questo Aiello o meno. Il filo che aveva era con Stracuzzi. Quindi il tramite era Spadaro Tracuzzi. Questa cosa... Lei la ripete sostanzialmente la pagina 139 e la 140 di questo verbale in cui lei dice io non gliel'ho parlato a mio fratello di Aiello, non gliel'ho mai parlato, può essere che gliel'abbia parlato Stracuzzi, ma soprattutto la pagina 138 lei dice che Luciano non ha mai partecipato a incontri con Aiello e le viene chiesto è sicuro? Sì, sono sicuro. Come mai lei in un primo momento non ha parlato di incontri o di questo incontro tra Luciano, poi vedremo dove e quando, tra Luciano e l'Aiello? Non lo so, dottore. Quello che posso dire è che... Perché questo è il primo verbale in cui lei parla di queste vicende e sì. Le fanno una domanda specifica sul rapporti o incontri tra Luciano, suo fratello e Aiello. Lei li esclude e dice io non gliel'ho neanche mai parlato. Gli chiedono se è sicuro e dice sì, non l'ha mai incontrato. Invece l'ho incontrato. Come mai in questo verbale però lei questa circostanza la nega? Non lo so. Non lo so. Senta, veniamo un attimo alla profumeria. Allora, quando lei parla del primo incontro che avviene in questa profumeria di Cortese, innanzitutto questa profumeria è nella disponibilità di questo Cortese, in due battute può dire lei che rapporto aveva questo Cortese e che questioni vi fossero, se vi fossero anche da un punto di vista criminale, se era affiliato o non era affiliato? Antonio Cortese era affiliato, sì. E che rapporti c'erano da un punto di vista personale e criminale con lei? Ma lui era un tuttofare, era molto legato con me. Quindi diciamo nel 2007 avevate rapporti stretti voi? Sì. Oh, quando parliamo di questa questione...
quando lei parla del primo incontro in profumeria, che è lo stesso che, di cui oggi ci ha parlato, sì, giusto? Sì. Che era per far conoscere Aiello, sì, a Luciano. Sì. Però, signor lo giudice, io le devo dire che nell'interrogatorio del 29 settembre del 2014 lei dice espressamente che Luciano non c'era a questo primo incontro in profumeria. Non c'era in profumeria o... In profumeria. E anche nel confronto con Consolato Villani, lei dice a Villani che Villani si stava sbagliando perché tuo fratello Luciano non c'è mai stato agli incontri in profumeria. Pagina 163 del confronto. Luciano non c'era, non è vero che c'era. Invece c'era. Ma come mai lei in due verbali interrogatori, anche su un confronto, mi perdoni signor lo giudice, un confronto che si fa con Villani, perde tra le altre cose proprio su questo, cioè sulla presenza di Luciano lo giudice o meno in questo benedetto incontro della profumeria. Come mai lei in due verbali, in un verbale e in un verbale di confronto, guardando in faccia Villani, dice guarda che ti sbagli, Luciano non c'era? E come mai oggi invece dice che Luciano c'era in questo incontro in profumeria? Non mi sono ricordato. Lo capisco, però diciamo, siccome si tratta di dettagli non indifferenti sui rapporti e diciamo che sono stati anche oggetto di confronto con un altro collaboratore che parla delle stesse vicende. Cioè che cambia adesso tra il novembre 2014 e oggi 2016 in cui lei invece si ricorda questa questione? Che cosa gliel'ha fatto ricordare? Perché ragionando, dottore, ho pensato che effettivamente era come dice Villani. Che effettivamente è come dice Villani. Sì. Lei perché si è convinto che è come dice Villani? Cioè c'è qualche cosa che gli ha fatto cambiare idea? No, 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 perché effettivamente è avvenuto veramente questo incontro dove Villani entra e vede mio fratello, a me, Antonio Cortese, Antonella, ecco, che si salutano, è vero, ma sta due minuti e se ne va, Luciano non è che sta là a sapere quello che stavamo parlando, facendo. Prego, pubblico ministero. Scusi, e Villani in quella circostanza era autorizzato a entrare da lei o lei gli aveva raccomandato di stare fuori? Allora io quando sono arrivato gli ho detto Consolato rimane in macchina, stai qua che fra poco vengo. Quindi Consolato fa tutto al contrario, entra nella profumeria e vede Aiello, dice è questo che fa qua. Gli ho detto io poi ti spiego. Scusi però. Sì. Nell'interrogatorio del 19 novembre del 2014, le pagine sono 164-165, quando lei descrive questo incontro, ora la recupero, la pagina, lei tutta questa questione non la dice. Non dice che aveva raccomandato a Villani di stare fuori e di non farsi vedere, d'accordo? Gli dico di aspettare in macchina. No, questa cosa lei non lo dice. Pagina 163. Villani, quindi Villani era presente in questi incontri. Villani non è che era presente, Villani ha visto Giovanni Aiello, ha visto a me, ha visto Antonio Cortese, ha visto quella donna che parlavamo, no, io, ma non sapeva di cosa che stavamo parlando, quindi non ha partecipato al discorso, no, ma li ha visti fuori o è entrati? Lui è entrato con me. Questa è la dichiarazione che lei fa il 19 novembre 2014, prima di fare il confronto con Villani. Lui è entrato con me. Nessuna raccomandazione a stare fuori, nessun non entrare. Cioè, lei descrive una scena in cui lei entra con Villani, lui vede queste persone, educatamente saluta, sta un po' e poi se ne va e non assiste al discorso.
Ma non è che lei gli raccomanda andare fuori e che quindi lui entra di sua volontà? Come la spieghiamo sta circostanza, signor lo giudice? Dottore, io non mi ricordo, è inutile che... Non la ricordo, ma io gliela sto leggendo proprio per farla ricordare. Ho capito, ma non mi ricordo io. Il motivo quindi di questo incontro era che si doveva presentare suo fratello a Aiello? Sì. Ho capito bene? Sì. Perché nel verbale del 29 settembre 2014, la pagina è pagina 80, poi ci incontriamo in profumeria per comprare dei profumi. Lui, sì, lui, e quindi che c'entrano i profumi? Voleva comprare dei profumi per la sua ragazza. Ma chi? È Aiello. Questo è quello che dichiara lei, che erano venuti in profumeria perché dovevano comprare dei profumi. Questo, pare che era la prima volta, dottore. No, lei parla del primo incontro, dottore, in profumeria. La prego di una cosa, non si deve arrabbiare, se no mi fa suggestionare. No, non lo devo suggestionare, però io voglio spiegazioni e avversioni che sono incoerenti tra loro. Questo immagino lo capisca perché parliamo di cose delicate. Ma non era la prima volta che finiva, prendeva profumi e altre cose a Aiello. Nel verbale del 29, lei ha parlato oggi di in profumeria di altri 4-5 incontri. Nel verbale del 29 settembre del 2014, alla pagina 176, lei dice che in profumeria c'è stato un solo incontro. No. No. Sono più di uno? Sì. Questo, quando siete arrivati, Aiello era già sul posto, arriva, lo aspettate, come funziona? Era già sul posto? Ma quando arriviamo chi? Lei e Villani, in profumeria, perché già Cortese era sul posto, già sta là. Già era sul posto. Già era sul posto, la macchina dove... Dentro il cortile era. Dentro il cortile? Sì. Ok. ...29 settembre 2014. Pagina 136. Io e Corsolano Villani eravamo per i fatti nostri, Antonio Cortese era già là e questa Aiello è arrivata con questa. Dove parcheggiava questo Aiello? Di fronte alla profumeria. Fuori? Sì. Confronto con Consolato Villani del 19 novembre 2014, pagina 278-279, lei dice, perché lui fa confusione, lei dice a Villani, io continuo a contestarla, per fargli capire il discorso, quella macchina dentro il cortile non poteva entrare, quel tipo di macchina non poteva entrare Consolato. Dottore, ma la macchina... Che eravamo noi, eravamo dentro. No, io le ho chiesto se ha visto dove era parcheggiata la macchina. Se lei quando è arrivato a Aiello è già arrivato, io le ho chiesto dove era la macchina e lei mi ha risposto nel cortile. E ho capito male. Ha capito male oggi? Sì. Ah, ho capito. Quindi sta macchina dove era posteggiata? Nel cortile o fuori? Di Aiello? Sì. È fuori. Era fuori? Sì. Perché dentro il cortile non c'entra, quindi ribadisce quella versione. No, secondo me non entrava. Senta, ma oltre a questa questione della presentazione di suo fratello Luciano che è nel primo incontro, lei oggi ribadisce che ce ne sono stati altri in profumeria. Ma non con Luciano, eh? Non con Luciano. Sì. E lo scopo di questi incontri in profumeria qual era? Perché Aiello insegnava a Cortese come costruire bombe. Mm. Sì. E come nasce sta questione? Cioè, com'è che di punto in bianco Aiello deve istruire Cortese su come si fanno le bombe? Perché Antonio Cortese
Antonio Cortese. No, no, io non voglio sapere cosa poi Cortese dovesse fare con queste bombe, sono questioni che non ci ricordano. Ma come nasce il discorso? Cioè, di punto in bianco iniziate a parlare che Aiello deve spiegare le bombole, o c'è un discorso a monte, c'è qualcuno che chiede, lui si offre? Ma non stiamo parlando dei primi incontri, eh? Sì, sì, negli incontri successivi. Lei dice, lo scopo degli incontri successivi è che lui doveva insegnare a Cortese a fare le bombe. Sì, perché poi parlando con Aiello, prendendo più amicizia, mi dice se ha bisogno di preparazione, di ordigni, posso insegnarti io. E quindi insieme a Cortese, e ha detto, allora se c'è qualcosa insegnala a Antonio Cortese. Quindi è lei che glielo chiede di fare questa cosa. E Cortese poi ha imparato? Cortese ha imparato a fare le bombe, come diceva Aiello? Senta, il Cortese poi lo ha conosciuto, quindi lo ha conosciuto di persona Aiello? Ma l'ha conosciuto lì in profumeria? Di persona intendo, poi al pedinamento adesso ci arrivo, dico, di persona l'ha conosciuto lei in profumeria? Io non mi ricordo se gliel'ho presentato a Sofia Lezerbi o allo profumo, ma Sofia Lezerbi sicuramente. Gliel'ha presentato lei? Sì. Senta, ma poi sono entrati in rapporti questo Cortese che tipo di rapporti? Sono diventati molto amici, andavano in pesca, a pesca insieme, a caccia. Quindi andavano a pesca e a caccia? Sì. Ma dove? A Montauro. Lì a Montauro? Sì. Poi ci torniamo su questa questione della pesca. Senta, veniamo a questo discorso del pedinamento. Cioè lei dice, siccome Aiello mi aveva preannunciato che sarebbe tornato dopo il primo incontro alla Pineta, lei si mette in contatto con Cortese e gli dice che cosa? Me lo può ripetere cortesemente? Siccome Cortese lavorava con me, quindi gli dico, vedi che deve venire una persona a trovarmi. Appena se ne va, devi seguirlo e vedere dove va, e devi fotografare il posto e a lui. Poi lei dice, poi lui torna con Antonella alla Pineta, e che succede? Antonio Cortese lo segue. Dopo l'incontro alla Pineta? Cioè dopo che lui viene con Antonella, subito dopo? Quel giorno che viene... Con Antonella, quindi lo segue quello stesso giorno. Sì, sì. Quindi siamo al secondo incontro, sostanzialmente. Al secondo incontro, sì. E quindi? E quindi se lo trascina fino a Montauro. Fino a Montauro? Sì. Lei poi ci parla con Cortese? Sì, Antonio Cortese porta le fotografie, me le fa vedere. Che foto erano? Digitale. Sì, che ritraevano cosa? Ritraevano a loro due quando scendevano dalla macchina. È un manufatto vicino al mare. Quindi l'incarico era di fotografare lui e di fotografare il posto dove andavano. Sì, sì. E quante foto erano più o meno? Ma erano 3-4. 3-4, che lui aveva fatto con cosa? Con la macchinetta? Con una macchina digitale. Con una macchina digitale che era la sua? Sì. Di Cortese? Sì. Gliele ha fatte vedere? Sì. Ste foto poi? Le foto poi me le ha caricate sul mio telefonino e ce l'avevo io. Quindi ce l'aveva lei ste foto? Sì. Perfetto. Quindi ha detto 3-4 foto, ma Cortese torna quello stesso giorno a farle vedere ste foto? Sì, sì, certo.